In arrivo nuove aliquote per disincentivare il ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti o verso impianti di incenerimento. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana. Si tratta della cosiddetta ecotassa che prevede aumenti mirati e dal prossimo 1 gennaio sarà applicata su rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi stabili e non reattivi, urbani ed assimilati agli urbani e per quelli derivanti dal trattamento degli urbani indifferenziati. Provvedimento di gravame sulle, i rifiuti da conferire in discarica in virtù di un'ecotassa che porta sul costo di smaltimento un più 2 milioni e mezzo di euro, che comporta aumenti del conferimento in discarica che vanno dal 18 al 24%. Ora, io dico, la Regione è un ente sovraordinato ai comuni e quando decide argomenti di questa portata deve sentire i territori, deve sentire i sindaci, si deve relazionare col lato Toscana Sud, non può prendere provvedimenti senza un confronto ancorché minimo. Poi magari a valle del confronto non si poteva far diversamente, ma noi siamo stati messi a conoscenza dell'esistenza di questa tematica pochi giorni or sono, abbiamo chiesto udienza per poter portare il nostro contributo in Commissione Ambiente, ci è stato detto che la Commissione aveva già chiuso i lavori e che la delibera, così come ve l'ho riferita, quindi con un aumento che va dal 18 al 24% del costo di conferimento in discarica, passa direttamente in Consiglio regionale. Io spero che se non si ferma prima almeno lì nasca una battaglia, cioè i sindaci non sono dei meri esattori di tributi altrui, sono dei soldati che stanno in trincea e che cercano per quanto possibile di rendere meno amari i prelievi ai cittadini, ma se si fa così abbiamo perso la battaglia, ma la Regione temo che avrà perso la guerra alla fine.